Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni, la Pianetina va salvata, veramente è stata devastata dall'incendio che tutti ricorderanno dell'agosto 2021. Oggi però un momento importante. Sì, subito dopo l'incendio dell'agosto del 2021 come amministrazione comunale ci siamo attivati per mettere in campo una progettualità che oggi arriva alla consegna dei lavori e che prevede la ripulitura del bosco, quindi la messa in sicurezza dell'area con un finanziamento di 500.000 euro. Tutto questo per restituire alla comunità un importante polmone verde, un belvedere fondamentale non solo per Rocca San Giovanni ma per l'intero comprensorio e per tutta la costa dei Trabocchi. Ovviamente l'incendio ha distrutto totalmente una parte della Pianetina, mentre un'altra si è riuscita a salvare grazie all'intervento di cittadini, di volontari che qualche giorno prima avevano iniziato le operazioni di pulitura dell'area e subito dopo l'incendio si è tornati sul posto per riaprire i canali di scolo e per continuare appunto la messa in sicurezza e per la reggimentazione delle acque. Oggi siamo soddisfatti, una bella giornata che porterà a tutti un nuovo e bello polmone verde. Nicola Zinni, agronomo, qual è lo stato attuale di questa meravigliosa Pianetina? Lo stato attuale della Pineta è diciamo, la seguente. Ci sono una buona parte, su circa 4 ettari di pineta, diciamo 3 ettari e 90 sono stati praticamente danneggiati, bruciati totalmente dall'incendio. Solo circa un ettaro si è un po' salvata, tra virgolette, perché l'incendio è stato radente, cioè è passato verso il basso, per cui ha seccato, diciamo, ha determinato danni solo ad alcune piante, ha indebolito alcune piante. L'intervento consiste nel togliere tutte le piante bruciate, sia nella parte completamente danneggiata che nella parte diciamo, meno danneggiata. Questo rilasciando diciamo, i polloni, cioè i germogli, non dei pini perché i pini non hanno questa capacità di germogliare, ma di alcune latifoglie, cioè in particolare il leccio e la roverella che si sono insediate nel tempo e che oggi, a seguito dell'incendio, tagliando la parte bruciata, dalla base della pianta ripartono i nuovi polloni che verranno rilasciati a beneficio del nuovo bosco che si creerà.